Ladies and gentlemen, dagli studi di 091 TV va in onda una nuova puntata di Face to Face. Giovanni Battista Pizzo, palermitano cinquantenne, approda in giunta dopo essere stato capo di gabinetto all'assessorato alle infrastrutture e negli ultimi 5 anni è vice capo di gabinetto alla funzione pubblica nell'anno precedente. In entrambi i casi scelto da assessori Nino Torrisi e Patrizia Valenti, espressione del Partito dei Democratici di Centro, l'UDC. Nel tuo curriculum anche 20 anni di dottore commercialista, esperto in amministrazione giudiziaria. Quindi è un pezzo importante della tua esperienza di amministratore giudiziario, ma anche di commercialista, ti aiuta molto in fatto di numeri, perché purtroppo, caro Giovanni, intanto benvenuto in questa nuova puntata di Face to Face, purtroppo molti amministratori, insomma, sono molto sciarriati, come si dice in Sicilia, con i numeri e si sparano cazzate. E noi oggi invece non vorremmo parlare di cazzate, ma parleremo di numeri a lotte. Numeri a lotte no, non dobbiamo sparare, ma dobbiamo parlare di cose importanti. E poi mi dicono pure che sei un uomo molto vicino dal punto di vista dell'amicizia a Giampiero D'Alia. Ecco, allora Giovanni, grazie veramente per essere venuto, so che questo è un momento molto caldo e delicato per il tuo assessorato, perché tante cose stai facendo e spero che te le facciano finire, perché per come siamo messi in questo momento il rischio è che questo governo cade o non cade, ancora si discute molto sulla fine di questa avventura con Crocetta, ma intanto lavori, fai delle presentazioni, hai fatto delle conferenze stampa e vieni giusto da una conferenza di servizi che non so se puoi annunciare qualche cosa in anteprima, ci faresti cosa gradita proprio perché sei ospite caldo caldo della conferenza. Diremo. Ecco, ci fa piacere che tu un po' ci ricostruisci il tuo lavoro ad oggi, anche perché questo è un assessorato che fa tanto, o faceva tanto, o ha fatto tanto negli anni, ma non si è mai preoccupato di informare la gente di quello che fa. Quindi alla fine te la canta e te la suona. Lavoro scuro, ma bisogna tenere conto che i nostri cittadini, che sono anche i tuoi cittadini, hanno voglia di sentire ogni tanto qualche notizia piacevole, dato che siamo tutti un po' sconfortati. Allora, io so dall'ultima conferenza stampa dove ho anche partecipato che tu, insomma, hai parlato di piano nazionale dell'edilizia abitativa per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città, hai parlato di social housing, che magari per chi lo conosce sono le case popolari di un tempo, le social housing, l'albo regionale dei professionisti che è stato istituito, il contratto di servizio con Trenitalia, quindi con il trasporto su ferro, diciamo che qualche notizia positiva. Tocchiamo ferro, dobbiamo andare in porto, problematiche ex dipendenti delle strutture Ferrotel, che è una situazione che scotta tantissimo, io dico che anche questo è un buco nero di questa Sicilia, la situazione dei servizi integrativi sulle isole minori e poi naturalmente qualche notizia positiva importante sul porto di Castellammare. Da cosa vogliamo iniziare? Dal piano nazionale di edilizia abitativa, che ne pensi? Allora, il problema casa era un problema sottovalutato. Noi abbiamo questi vecchi istituti autonomi, case popolari, che mostrano crepe. Nel senso che stanno crollando? Crepe di vario genere, dal cemento depotenziato ad Agrigento in alcune case, a problematiche sul personale a Messina, molti indagati su Messina per assenteismo, piuttosto che problematiche contenziosi, debiti fuori bilancio, c'era. Erano istituti forse troppo autonomi, la parola autonomi dentro popolari, erano poco popolari forse, è troppo autonomi. Il che ha generato una politica della casa, tra l'altro non coordinata dalla regione, perché essendo autonomo ognuno andava per sé. Nelle altre regioni hanno costruito agenzie per la casa, che è il tema del disegno di legge inserito nello Sblocca Sicilia, deliberato in giunta qualche settimana fa, ma che era già un testo che avevamo preparato per la finanziaria e poi successivamente è stato stralciato. Da questa riforma della casa, cioè dell'agenzia per la casa, noi ci intendiamo razionalizzazione, cioè ossia servizi uguali per tutti, che è una cosa fondamentale, perché alcuni istituti autonomi funzionano bene, altri no, non si capisce, ci sono cittadini serie A e cittadini serie B. Quindi razionalizzazione e omogeneizzazione della tematica casa per i siciliani, che sta diventando una tematica importante, perché il disagio, la povertà e le nuove forme di disagio sociale stanno crescendo. Mentre prima l'occupante abusivo di casa popolare era ben schematizzato e ben concentrato in alcune fasce della popolazione. Anche schedato, mi pare, in certi casi. Anche schedato in alcuni casi, perché non abbiamo... ma anche schedato, ma anche dal punto di vista
dell'infrastruttura ghettizzato, cioè Librino, lo Zen sono dei ghetti di fatto, vengono da una politica delle infrastrutture sociali degli anni 60, questi monoblocchi enormi come Scampia, come altri, che producono poi altro disagio sociale. E li fanno sentire in una fortezza, tra l'altro. Ricordatevi che le case popolari di una volta erano quelle del quartiere Matteotti a Palermo, che ora sono le case edilizia, no? Nobile della città, no? Quindi, e anche il dimensionamento era un dimensionamento da villetta, di ambito familiare in cui ci si poteva vivere. Vedi, dietro il mio assessorato ai lavori pubblici sono delle piccole case popolari per 8-9 famiglie, quindi crea un ecosistema che può vivere, che può coabitare insieme. Quando si fanno si integra un sistema diverso. Diverso, anche sano, no? Se vogliamo. E anche, chiamiamolo sano. Ecco. Ghettizzare le persone in grandi casermoni in periferia è stata una politica, secondo me, che ha creato altro disagio sociale. Però ora c'è un disagio nuovo. Ci sono gli operatori call center che non arrivano alla terza settimana, no, alla quarta, alla terza settimana del mese. Ci sono padri e madri separate, ci sono tutta una serie di fasce sociali che prima non venivano considerate di nuovi poveri, ora sono nuovi poveri che potrebbero pagare un affitto, ma un affitto contingentato. Quindi creare le condizioni di abitazioni per loro diventa una nuova sfida per la politica, che prima non era vista tale. La politica faceva lavoro, costruiva lavoro per le persone. Ora, in questo periodo storico in cui la costruzione del lavoro non è più fattibile dal soggetto politico, istituzione, ente locale, è bene almeno dare servizi alle persone che hanno un disagio. La casa dà sicurezza, copre un primo disagio, il disagio primario delle famiglie. E questo per quanto riguarda il social housing, come dicevamo prima, ma altre sono le attività che hai svolto in questi ultimi mesi. Cos'è questo albo, per esempio, Regione dei Professionisti? Cosa vuole significare? Vuole significare correttezza e trasparenza negli incarichi pubblici, no? Questo è un albo a cui si possono iscrivere i professionisti, da cui le amministrazioni locali possono e devono pescare per gli incarichi che devono dare. Prima la norma era molto ambigua, per cui comunque ognuno aveva l'amico di turno che in un affidamento diretto veniva. Ora c'è una situazione di trasparenza, ci sono i curriculum pubblicati, ognuno pescherà, e c'è anche una sarà libero di pescare tramite le normative, le procedure, ai sensi del tipo di situazione professionale gli enti locali di cui devono approvvigionarsi. Però c'è una trasparenza amministrativa su chi sono le persone su cui possono contare dal punto di vista professionale. C'è questo albo che tra l'altro è online, verrà aggiornato periodicamente, quindi non è un albo statico, cartaceo, che poi viene bloccato per anni. Ci sarà una continuità di aggiornamento per consentire anche ai giovani, soprattutto professionisti, di entrare dentro il sistema della professione degli incarichi pubblici. Contro l'Italia abbiamo avuto ultimamente, diciamo, da dire molto, poi noi comunicatori pilotatori dell'informazione, perché noi pilotiamo l'informazione secondo anche l'utilizzo sociale. La Statera bisogna spingere un messaggio rispetto a un altro, perché comunque anche noi giornalisti, noi professionisti dell'informazione, abbiamo esigenze come le hanno i normali cittadini. E quindi sapevamo che Trenitalia, dal punto di vista strutturale, la Sicilia l'aveva un po' abbandonata, non aveva dato quelle risposte che ci aspettavamo, e soprattutto siamo troppo vecchi rispetto a tutto il continente. Ma tu ci hai tirato fuori un contratto di servizio che, insomma, porterà forse qualche po' di porterà interesse a fare vedere il treno nelle campagne siciliane, spesso nelle campagne siciliane dove prima non si vedeva. Ma è nella stessa rete? Allora, cosa accadrà, ecco, per essere chiari? Distinguiamo i due problemi. Una cosa è la rete infrastrutturale di cui si occupa RFI. Il gruppo FS è formato da due entità fortemente, poi ci sono altre società cui RFI, a cui appartiene la rete, e le reti, come tutte le reti, dovrebbero, o comunque si pensa, debbano rimanere pubbliche per consentire un'infrastrutturazione pubblica del paese come altre reti. E invece dall'altro lato c'è il fornitore di servizi, di materiale rotabile, di servizi di movimento, che è Trenitalia. Quello che abbiamo fatto sono due cose in maniera parallela. Da un lato il contratto integrato di servizio con RFI, che ci consentirà, insieme allo Stato, insieme alla Commissione comunitaria, di mettere binari e ristrutturare binari in Sicilia. È un grosso investimento che la comunità e lo Stato italiano sta facendo in Sicilia. Il suo dimensionamento poi varierà anche
da aspetti di programmazione comunitaria che è in corso dal 2014-2020 e da aspetti di programmazione dell'FSC nazionale che investirà le sue risorse. Ci sono pronte, freschi, cioè spendibili, già 900 milioni di euro che sono in carico al commissario che è l'amministratore delegato delle ferrovie, relativamente soprattutto a alcune parti di questa rete ferroviaria. Dall'altro lato c'è i servizi, perché non era vero e si è appurato che su una rete, anche quella esistente, non si poteva fruire di servizi utili e non inutili ai cittadini. In questa, la Palermo-Catania si faceva in 4 ore e 20. Ora, sulla stessa rete, che tra l'altro avrà un contratto, al di là degli investimenti programmati, di manutenzione straordinaria nel contratto di programma FS, quindi ci saranno degli interventi di manutenzione straordinaria che consigliano la velocizzazione, cioè i piccoli, non più solo le grandi opere, ma anche interventi di manutenzione straordinaria, consigliano la velocizzazione di alcuni percorsi della rete siciliana, tra cui la Palermo-Catania, che in questo momento si percorre in 2 ore e 40. Da 4,20 a 2,40 sembra l'alta velocità, è una velocità normale. A me piacerebbe ci fosse una Sicilia normale con una velocità normale. Spero entro la fine di questa legislatura, se ci arriviamo, se non ci arriviamo, sto lavorando comunque per questo, di arrivare a 2,30 a binario costante sulla Palermo-Catania. 2,30 da centro a centro la macchina non lo consentiva e nemmeno il pullman. Quindi secondo me è un servizio, oggi a maggior ragione col crollo della 19. Altre cose che stanno facendo, stanno integrandosi poi i treni, soprattutto nei capoluoghi, nelle città metropolitane, con altri servizi urbani, con i tram, con i pullman e con servizi di mobilità sostenibile come il bike sharing e il car sharing. Stiamo facendo un accordo di programma col Ministero dell'Ambiente per aumentare le proposte di mobilità ecosostenibile nei grandi centri urbani. Sono a Roma questa settimana esattamente per questo. Giovanni, isole minori. Isole minori. Isole minori, insomma, nascono delle opportunità che vanno chiaramente fatte con gare ufficiali, ma le gare vanno deserte. Come mai? I piccioli erano pochi? I soldi non erano pochi, anzi siamo riusciti ad aumentarli. Abbiamo fatto, tramite la finanziaria, siamo riusciti a mettere in piedi un capitolo di bilancio a 5 anni che consentisse gara a 5 anni, quindi nei 5 anni un operatore può crearsi la sua organizzazione aziendale, il suo profitto e la sua organizzazione d'impresa per una cosa tecnicamente non semplice come gli scafi veloci per esempio, per servire le isole minori. Quindi ritengo che i soldi siano sufficienti. Ci sono state un contenzioso amministrativo che si sta sanando con un operatore in particolare, che è il più grosso operatore dell'isola, che non lavorava sulla continuità territoriale, perché ricordo che quelli su cui lavorava Stiga Line erano servizi aggiuntivi, cioè servizi integrativi rispetto a quelli della continuità territoriale, che si svolgevano in convenzione con lo Stato da parte dell'operatore che aveva vinto in senso compiuto la gara per la privatizzazione dell'ex Siremar, che l'operatore è compagnia delle isole. L'armamento Siremar è un armamento vecchio, desueto. Subito la privatizzazione non è andata in porto bene, causa e contenzioso. Ora c'è una sentenza in Consiglio di Stato che annulla di fatto l'assegnazione a Compagnia delle Isole. Entro settembre questa grana dovrà essere risolta dal Ministero delle Attività Produttive per l'assegnazione dell'armamento e quindi contemporaneamente del contratto di servizio per l'intera territoriale da parte dello Stato. È ovvio che in questo clima di scarsa capacità di intervento temporale la compagnia ovviamente mostra, ogni tanto si rompe un aliscafo, le riparazioni non sono così solerti, c'è uno stato di disagio soprattutto dei lavoratori che operano in questo comparto, non siamo nella situazione migliore. Le norme e le dinamiche in questo stato regolano i rapporti, le convenzioni e anche queste privatizzazioni ovviamente non sono così semplici a portare avanti. Noi avevamo dei contratti integrativi comunque con la regione, con delle gare, alcune sono andate deserte, evidentemente, e tra l'altro abbiamo fatto delle procedure molto
flessibile, invitando una marea di armatori internazionali. Quasi 14 società. Sto cominciando a riflettere che non siamo così appetibili, cioè il mercato siciliano, pur essendo uno dei mercati, essendo un arcipelago, essendo un mercato, però sono armatori che guardano molto al territorio, cioè soprattutto quello che è il trasporto veloce su mare. Lo fa un operatore del territorio, è difficile, mentre su nave i greci, per esempio, si sa che sono grandissimi armatori, vanno in tutto il mondo, però sui trasporti brevi ognuno sta nel suo spazio di azione, tendono ad avere un'incidenza territoriale molto forte alcuni soggetti, alcuni gruppi. Che poi ci sia un cartello o meno, non lo so, non ho informazioni in tal senso. Non c'è evidentemente una voglia di intervenire e di offrire servizi. Noi comunque ci stiamo lavorando. 42 milioni messi a bando, non sono nemmeno noccioline. No. Quindi forse c'è dell'altro, forse bisogna anche pensare che la nostra burocrazia mette paura, o forse c'è il terrore della mafia. La burocrazia è il vero mostro di questa società, soprattutto della nostra società italiana, no? Guardata dai cittadini che spesso se la prendono più con i politici che con i burocrati. Eppure tu sei un burocrate del privato. Io sono un dirigente del privato, sì, però il privato ha delle regole di risultato che ovviamente il pubblico non ha le stesse regole. La performance che viene richiesta a un dirigente privato è diversa da quella, e le regole del gioco sono diverse rispetto a quelle che ha un dirigente pubblico. Mi metto nei panni un dirigente pubblico, ha talmente tali e tante di quelle normative in contrasto tra di loro, che la cosa migliore che fa è non fare. Perché se non fa non sbaglia. Questa è la cosa da cambiare, soprattutto in questa regione. Bisogna avere il coraggio di sbagliare, ma anche il coraggio di tutelare il burocrate se sbaglia, se fa qualcosa di giusto per i cittadini e per le imprese. Tenuto conto che comunque per quello che guadagna oggi un burocrate, specialmente un direttore generale, dire che non conviene firmare perché se sbaglia paga il conto. Dico, non ci sta nemmeno, se guadagni tanto perché hai tante responsabilità, altrimenti ti prendi uno stipendio normale e non questo, ti prendi le responsabilità. Questo è quello che deve capire la nuova classe burocratica della regione siciliana e degli enti locali in generale. Ma se non si fa una norma al Parlamento, se non si fa un disegno di legge che diventi poi legge, guarda, si possa attuare, è cane che si morde la coda. Guarda che è la cosa più difficile, riformare la burocrazia e le regole del gioco è la cosa più difficile. La piramide organizzativa della regione è una piramide, è un parallelepipedo più che una piramide. Secondo me l'errore fondamentale è stato la legge 10 del 2000, che ha in parte leso la figura del manager pubblico, del burocrate, perché nel momento in cui tutti diventano dirigenti nessuno è più dirigente, e se non si crea i percorsi di carriera alla fine la naturale competizione positiva e meritocrazia non si riesce a formare all'interno di questa organizzazione. Si va avanti per anzianità, tutti uguali, tutti sullo stesso piano, è come se avessimo una regione fatta tutta da capitani. Poi come fai a diventare generale se sono tutti capitani? Questo è il problema, non ci sono i percorsi formativi di carriera per salire, ma anche per scendere, perché non sempre si sale nella vita, a volte si scende, ma con dei paracaduti di garanzia amministrativa. Senti, tu l'altro giorno sei stato a Caltanissetta perché invitato dal partito. Sì. Ora parliamo di UDC, parliamo di partito. Parliamo di UDC. No, fra poco ci arriviamo. Dico, ma quando sei andato a Caltanissetta, cosa hai provato sulla percorso? Tappella? Siccome l'ho fatto anch'io, ero lì da voi, sono venuto a fare il mio servizio giornalistico, e devo dire che quei 35 chilometri del cavolo per arrivare e rientrare in autostrada, caro Giovanni, te lo dico, ecco, con un minimo di gioco, un minimo di scherzo, di provocazione, però devo dirti che è veramente, veramente distruttiva. 1:30 di curve, curvette, in un paese non italiano, in qualsiasi altro paese, già si sarebbe pronto il ponte alternativo, la soluzione migliore. Il minor disagio possibile, soprattutto al cittadino siciliano che è nato nei disagi, la storia ce lo insegna. Purtroppo i siciliani siamo disagiati, ce l'abbiamo questo disagio come se fosse una sorta ulteriore. Di esatto, ce l'abbiamo nel nostro DNA, è il DNA, come si dice, è una sorta di DNA che include questo disagio come
come non solo mentalità, ma proprio come parte fisica del nostro corpo. Noi minchia siamo disagiati a vita. Allora dico, come, cosa può fare un assessore del tuo calibro con le responsabilità allora che ha, per dire, signori miei, non facciamo come ha fatto il sindaco Orlando, che quando ha cominciato a costruire questa, ad dare il via ai lavori per la metropolitana, che arriva a Palermo, ha detto, io devo dire ai palermitani, non dovete avere pazienza, il disagio che c'è, dobbiamo resistere, perché comunque siamo fatti in questo modo, cioè non avere pazienza. Ma come si fa a dire di non avere pazienza a un siciliano, un imprenditore che vive di lavoro, che deve correre da una città all'altra e che quello che poteva fare in 2 ore e un quarto adesso lo deve fare in una giornata intera? Hai ragione, tu pensa, non pensa a te o a me, io l'ho fatta già una 20ina di volte quel percorso, perché per compiti su tutta l'isola mi sono dovuto recare dall'altro lato dell'isola, in questa Sicilia spezzata in due, no? Questa Sicilia spezzata in due è la metafora anche della questa crisi sulle infrastrutture che viene da lontano, ovviamente, perché quella frana è del 2005, quindi 10 anni, ok? Questa crisi delle infrastrutture siciliane, della principale arteria dell'isola, come pensa a un'arteria del sangue, no? Che improvvisamente viene rescissa e il sangue deve fare altri canali, quindi una parte o di ti te viene si necrotizza, no? Certo. O ti vengono altri problemi dal punto di vista. No? In questo momento c'è una delle arterie principali dell'isola senza sangue. Il sangue è l'economia. Poi ci sono i diritti e gli affetti, le problematiche delle persone, ma fondamentalmente il vero problema in questo momento è il problema dell'economia, cioè da quell'arteria passava un pezzo dell'economia dell'isola. Posso dire un 90% dell'economia? No, 90% perché no. Palermo-Catania sono molto collegati. No, 90% no, perché poi i dati sono differenti. E su quell'arteria viaggiavano 10.000 veicoli, di cui 3.000 commerciali e 7.000 passeggeri. Un 30% possiamo dire? Sì, secondo me un 30-40% dell'economia dell'isola passava da quella strada. Non è per, manco poco però. Che non è poco, è un'enormità. Pensa un 30-40% della Lombardia, no? Ovviamente hanno trovato percorsi alternativi, però più costosi, più difficili, che mettono in crisi un comparto che non è che stava bene. Ecco, cioè il comparto dell'ortofrutta, dell'agroalimentare, delle merci che viaggiavano su quell'arteria, non è un comparto che in quel momento da esportazione ai paesi dell'est, era un comparto che aveva le sue difficoltà già a raggiungere i mercati, era già poco competitivo sul raggiungimento delle piattaforme logistiche di cui sono fatti i mercati. Quindi il primo problema vero è di questa rottura di questa arteria è l'economia. Il secondo sono i diritti, diritti di salute, diritti scolastici, diritti formativi, diritti affettivi, cioè persone che rimandano l'incontrarsi perché non se la sentono di affrontare un viaggio del genere. Allora, cosa si sta facendo? Io ti prego in questo di essere molto tranquillo, molto onesto. Anche se le cose non sono come vorrebbero che fossero. Sarò molto onesto. Io ritengo che non avremo la bretella, questo bypass dell'arteria, per esempio usare un termine medico, clinico, questo bypass che consentirà il passaggio tramite un percorso alternativo di 1,7 km e quindi ridurrà il disagio a 7-8 minuti. Perché per fare un 1,7 km ci vogliono 7-8 minuti, facendola un'andatura da monocarreggiata. Ma come certo, già noi eravamo abituati sulla 19, c'erano molti punti a monocarreggiata. Da sempre, okay. Da sempre. Questa bretella sarà pronta, io ritengo, per novembre. Fino a novembre sarà pronta, ci vogliono 90 giorni di tempo per realizzarla. Oggi abbiamo fatto l'operazione principale. Perché l'operazione principale cos'è? Sono i pareri, le autorizzazioni. In uno Stato che ha una quantità di normative, avere i pareri, autorizzazione, è il primo problema di qualunque impresa. Cioè in Giappone, tutti quanti dicono, in 3 giorni sarebbe fatta, ma in Giappone hanno il codice degli appalti, hanno i TAR, hanno 2000 leggi in contrasto l'una con l'altra, hanno le infiltrazioni mafiose, sì, anche là c'è la Yakuza, però magari non lavora sui lavori pubblici, lavora su altre cose. Quindi l'Italia è la Sicilia, ha tutta una serie di problematiche. Noi oggi abbiamo fatto una conferenza dei servizi, caso unico forse nella storia della regione siciliana, in cui tutti quanti hanno dato il loro parere favorevole in giornata. Cioè non è che, perché abbiamo lavorato prima, abbiamo fatto una precedente riunione a Roma, abbiamo raccolto a chiamata tutti gli uffici e gli siamo stati di sopra.
con una solerzia che forse ci dovrebbe essere tutti i giorni nei processi amministrativi dell'isola. In un paese civile. In 10 giorni abbiamo avuto il parere. Tu renditi conto quando ci vuole fare una via, una VAS in Sicilia, in 10 giorni per per un'opera molto importante che entra in una serie di valori amministrativi, impatto paesaggistico, rischio idrogeologico, impatto archeologico, perché là siamo in una zona archeologica, impatto fluviale perché ci passa un fiume, cioè la quantità di pareri enorme da dare per quell'opera. In tempi normali, se fosse stata solo una ristrutturazione, non un'emergenza con un commissario, ci sarebbe avuti 2 anni. Siamo riusciti a farli in 10 giorni. Oggi è stata fatta la conferenza di servizi, tranne per un'opera su cui, ma non incidente, questo parere negativo e non positivo, dato dal comune di Caltavoturo, perché loro volevano fare una rotatoria che gli consentisse poi un aggancio quando sarà ristrutturata l'SP24 nella bretella, cosa che nessuna dirigenza nazionale di autostrade consentirebbe, una rotatoria dentro un'autostrada, ti rendi conto il numero di incidenti che sarebbe successo, una cosa del genere. L'ha fatto uno della Polizia Municipale di Caltavuturo questo piano? No, il capo ufficio tecnico del Comune di Caltavuturo voleva questa rotatoria, legittima cosa perché c'è un segnale di disperazione in quel comune. Però alcune cose tecnicamente non sono sostenibili sul piano poi della fattibilità della percorribilità. Per cui ci sono stati tutti i pareri favorevoli, quindi riteniamo che lunedì prossimo parta la gara. La gara è procedura ristretta, anche questo, quello che ho fatto io, cosa ho fatto? Ho cercato di sostenere amministrativamente, psicologicamente il commissario, perché è una situazione, pensa un po' tu, ambientale come l'isola, con gli appetiti che ci sono nell'isola, da cui poi il problema della riforma degli appalti, magari ne parliamo dopo. Sai, quando è sceso Guardabassi, la prima persona che ho incontrato è stato il procuratore della Repubblica, non è stato me. Questo vuol dire molto sul piano delle sensazioni che la politica nazionale ha nei nostri confronti. Cioè, il primo interlocutore è stato il procuratore della Repubblica di Termini. Quindi, cosa vuol dire? Scegliere una procedura ristretta, invito, ovviamente sarà controllata, ci sarà l'ANAC, ci sarà di tutto per cercare di dare il massimo di trasparenza in questa. Però è stata per una persona, per un commissario, è stato in questo territorio ancora molto inquinato, ribadisco molto inquinato sul piano ambientale, è stata una scelta coraggiosa. La procedura ristretta accelera enormemente i tempi, quindi ritengo che a fine luglio, prima di agosto, sarà giudicato il lavoro e 90 giorni di tempo partiranno dal primo, la lancetta, la clessidra parte dal 1° agosto. Parlavi di appalti pubblici, è stato abolito il massimo ribasso. Questo permetteva chiaramente alla mafia che non acquista agli stessi costi o agli stessi importi dell'imprenditore onesto e che quindi vinceva di prepotenza proprio perché poteva permettersi questi massimi ribassi che spesso non erano manco giustificati perché il mercato chiaramente dimostrava che il ribasso era anomalo, così detto. Così. Allora, noi non abbiamo abolito il massimo ribasso, ci siamo inseriti nella norma del codice degli appalti nazionale senza ledere la concorrenza, ribadisco, senza ledere la concorrenza, nelle variabili matematiche che costruivano le medie, è una problematica molto tecnica, ossia le medie aritmetiche su cui venivano scartate le offerte anomale, e scartate le offerte anomale rimanevano solamente la media su cui andare a aggiudicare la gara con ribasso consentito. Quindi le gare sono ancora a ribasso, però abbiamo inserito una variabile indipendente incalcolabile e quindi non si potranno mettere d'accordo i cartelli. Guarda, la cosa che a me ha impressionato, io ci ho lavorato molto, anche quando capo segreteria tecnica dell'assessore Torrisi su questa norma, ci ho lavorato con condivisione, è stata approvata all'unanimità dalla commissione, è arrivata in aula, ha avuto i pareri, ci sono stati ovviamente giusti, no? Riflessioni da parte di alcuni deputati sulla costituzione della norma, su cui abbiamo risposto. Gli uffici, pur dichiarando che la norma potrebbe avere dei profili di criticità, ma ha consentito il voto, non l'ha dichiarata incostituzionale, quindi ne ha consentito il voto e la norma è stata approvata. È una norma similare, l'aveva fatta la Val d'Aosta, altre regioni a statuto speciale, non si capiva perché i valdostani potessero avere una riforma degli appalti più consona al loro territorio e noi abbiamo problemi superiori non la potessimo avere. È stata approvata.
Il giorno dopo è stata approvata, se tu ti leggevi i principali giornali siciliani, da un lato c'era l'approvazione della norma, dall'altro c'era il sequestro dei Virga. I Virga erano coloro che ne vincevano di più di appalti. Ma a me non ha impressionato i numeri del sequestro. Spesso i numeri del sequestro non sono proprio così, anche lì ci sono i numeri all'otto. C'è 1,6 miliardi di sequestro, non mi ha impressionato la cifra del 1,6 miliardi. Mi ha impressionato l'elenco delle imprese che possedevano. Quindi quando tu, tra le imprese che possiedi e quelle vicine per un corollario di intendimenti, che capiamo benissimo che corollario di intendimenti c'è, è ovvio che riuscivi a condizionare tutti gli appalti e farli aggiudicare al massimo, quindi intorno con una media intorno al 40%, una quantità sterminata di appalti. E quindi condizionare tutti gli imprenditori a venire da te, se vuoi vincere qualche appalto con me devi parlare. Quindi distruggendo anche la parte sana dell'economia dell'edilizia, perché un'impresa edilizia per stare in vita deve vincere qualche cosa, deve mettere in esercizio la sua impresa, perché sennò viene cancellata poi dall'albo delle imprese, no? Se dopo 8 anni non ha, quindi tutti quanti poi si adeguavano, anche le imprese sane, a quel sistema di ribasso, certo. Distruggendola proprio, autodistruggendosi, sì, automangiando, sì, sì, la propria economia, e quindi creando lavoro nero, situazioni di riciclaggio di beni mafiosi dentro gli appalti e quant'altro. Ora, questa cosa è un tentativo veramente serio, finalmente, di legalità reale, perché una cosa è legalità di facciata, una cosa è legalità reale. Questa cosa entra nella carne viva della mafia, nella carne viva del lavoro delle persone per bene, e quindi tenterà di dare legalità reale a un comparto, e ritengo che sia una cosa decisamente di livello superiore come principio rispetto a magari profili di criticità che qualcuno avrà intravisto in questa legge. Come promesso, l'ultima parte, perché dobbiamo chiudere la puntata, ci siamo già mangiati mezz'ora piena abbondante insieme, ti voglio dedicare ancora 5-6 minuti per parlare di politica. Insomma, ci siamo incontrati all'Assemblea Generale a Caltanissetta, all'UDC. La novità è che arriva un giovane 39enne e diventa il segretario e responsabile del partito in Sicilia. Si tratta di Gianluca Miccichè, un bravissimo ragazzo, laureato in scienze politiche, da giovane ha cominciato a fare politica. Sembra un passaggio, come si dice, l'UDC passa a nuove tecnologie? L'UDC abbandona un po' quello che 3.0. era... 3.0. 3.0, l'UDC abbandona un po' i vecchi volponi, lupi, esperti, saggi, chiamiamoli come vogliamo, dell'UDC per dare linfa nuova, e quindi prendere questo giovane e metterlo a capo di una segreteria. Qual è il vero messaggio che avete voluto dare? Il vero messaggio è esattamente questo che hai detto, cioè noi abbiamo, io ho 50 anni come te, sei ancora picciotti. Abbiamo una visione della società che sta in mezzo fra le generazioni. Un giovane di 30 anni capisce quali sono le parole d'ordine reali di una società che ha problemi. Per coloro che stanno dentro il sistema non capiscono coloro che stanno fuori dal sistema, cioè i giovani disoccupati, i giovani ricercatori che non trovano un posto di ricerca in università siciliane, coloro che emigrano. Io ho già 2 figli emigrati, spero di mantenerne almeno uno in Sicilia, però ci sono dei bisogni della società che spesso a 50 anni, a 60 anni, dovendo guardare il nostro spicchio di visione, di punto di vista, no, li guardiamo ma non li riteniamo prevalenti. Una persona più giovane, o anche non solo su giovani, ma anche su donne che hanno una visione della società totalmente differente, cioè puntare su giovani e su donne, secondo me è importante per qualunque partito, e sarà importante anche per l'UDC, cioè avere una visione differente dei problemi reali messi in campo. Spesso noi, coloro gli addetti ai lavori, io sono un dirigente poi del mio partito, sono iscritto all'UDC da sempre, quindi mi viene difficile inquadrarmi come tecnico. Avevo dei mestieri, non campavo di politica e quindi vengo considerato tecnico, ma non ho una visione mia politica della vita e della società, come penso ciascuno di noi, e l'ho avuta abbastanza significativa in tutti questi anni. Io credo che avere un punto di vista differente, di angolazione come guardare la società, può essere molto importante per il cambiamento. Noi abbiamo bisogno di un forte cambiamento, abbiamo bisogno di uno shock anafilattico di cambiamento in quest'isola.
il tentativo della giunta Crocetta era esattamente questo, cioè mettere uno shock anafilattico nel sistema. È vero che poi... ci ha scioccato anche con altre cose, anche con effetti speciali. Il bravo presidente Crocetta ormai ci ha abituato a tutto, da lui ogni qualvolta c'è una conferenza stampa ormai non ci sciocca più, perché si sciocca da solo e gode anche di lo poi. Shock che intendo io è uno shock di cambiamento di prospettiva. Cioè noi dobbiamo guardare alle cose possibili e fattibili in quest'isola e non attaccarci a schemi triti e ritriti che stiamo portando avanti da anni. C'è un blocco sociale in quest'isola che è chiaro a tutti, che blocca le speranze, la capacità di produrre, la capacità di intraprendere, la capacità di inquadrare obiettivi differenti di tutte le giovani generazioni di quest'isola. Ecco perché emigrano. Prima emigrava fino a 5 anni fa un laureato su 10, ora siamo a 5 su 10, ma non è finita così, stanno emigrando i diplomati che non vogliono neanche entrare nelle università, non si c'è, italiane, stanno andando direttamente all'estero perché non ci credono nel paese. Allora quello che bisogna invertire è esattamente questo trend. Non, siamo in un paese che è in Europa, non possiamo impedire una circolazione delle risorse umane in Europa, ma non possiamo nemmeno disperdere tutto questo capitale umano che in Sicilia ci sono 4 università, cresce, si forma e se ne va all'estero. E a noi rimane solamente le sacche più problematiche, più critiche di gestione di questa società. Senti, continuando con la politica, quanto vi ha scioccato Crocetta per adesso prendere questa posizione che è quasi un avvertimento? O si fanno le cose che vanno fatte con urgenza o siamo fuori da questo governo? Insomma, adesso l'UDC si è un po' rotta le scatole, è stato sempre un partito che ha dimostrato nella sua storia di avere gli attributi. Anche in questo caso, dico, avete prima fatto una scelta, quella di tenere in vita e appoggiare in ogni sua azione questo governo di Crocetta. Oggi vi vediamo un po' mortificati perché avete perso anche consenso per questa scelta. Allora, io non lo so se abbiamo perso consenso, questo lo diranno le elezioni. È ovvio che quando sono state le elezioni nel 2012 sembrano 2 secoli fa, no? Il tempo della politica si sta accelerando in maniera enorme, i problemi messi in campo sono sempre nuovi, sono sempre differenti, per cui sembrano secoli fra un'elezione e l'altra. Sono nuovi, ma non abbiamo mai superato i vecchi. Ma non superiamo i vecchi. Quindi non lo so se perderemo consenso o meno. Io ritengo che il mio partito si rivolge a un ceto moderato, che sostanzialmente già l'ultima volta non aveva voglia di andare a votare. Se vedete le percentuali del voto alle regioni scorse, è stato un tracollo rispetto alle percentuali degli anni precedenti. Quindi ritengo ci sia un voto moderato che non si è disperso. Una volta si disperdeva in ribaltamenti di partiti e movimenti, però si è astenuto dall'andare a votare. E allora quello che dobbiamo fare è convincere le persone a stare vicino a un governo, perché un governo senza consenso popolare, senza un consenso della società, non può fare le cose. Cioè il governo delle minoranze, il governo dell'oligarchia, per quanto positiva possa essere questa oligarchia, il governo dell'aristocrazia andava bene nella società ateniese, come una società del censo, ma quando c'è vera democrazia e popolarità, il governo deve avere il consenso dei cittadini, e per avere il consenso dei cittadini deve fare delle cose che non solo servono ai cittadini, ma vengono percepite dai cittadini come utili e buone. La svolta che noi indichiamo è esattamente su questo. I cittadini devono percepire un'azione di governo che vada nella loro direzione, dei loro bisogni percepiti da loro, molto probabilmente alcuni bisogni che giustamente e con grande attenzione questo governo ha portato avanti non erano così, non so o non sono così percepiti utili per la cittadinanza. Magari saranno dei principi assolutamente perfetti, ma non sono considerati utili dalla cittadinanza. Bisogna cambiare passo e fare l'uno e l'altro. Spesso non si può fare solo un'azione, devi compensare con un'altra sostanza. È così come in medicina, non puoi dare solamente un gastroprotettore, poi devi dare una medicina che serva, no? a curare l'ammalato. Ma la scelta anche in conferenza diceva questo Gianpiero Dini: stiamo cercando di ricompattare un centrodestra. Ma voi siete stati fino adesso con questo, forse, centrosinistra, non si capisce se centrosinistra, centro. Comunque siete stati in questo governo siciliano che è più di centrosinistra che di centrodestra. Ricompattare col centrodestra significa riparlare con Alfano
di parlare con... Ma noi con Alfano non abbiamo mai smesso di parlare, tanto è vero che siamo al governo nazionale con Alfano, il mio partito. Ma infatti c'è l'area popolare. Allora, il problema è che c'è una dicotomia fra il governo nazionale e il governo locale. Penso che sia stato spiegato anche, se non sbaglio, ho letto molte interviste, anche dai vertici del PD, cioè una ricomposizione del modello nazionale a livello locale. Il problema è che si chiama Alfano, non credo che il problema si chiami Alfano. Il problema, no, Alfano nel senso che Alfano in Italia ha un ruolo e mentre in Sicilia è più ingombrante, no? Potrebbe sembrare più ingombrante, ma se è ingombrante vuol dire che... Visto male pure, diciamolo pure, i siciliani non lo amano più. Io non lo so, però sicuramente ci sono molti siciliani che appartengono a quella visione della società, a quel ceto moderato, a quel moderatismo in politica che sostiene alcuni partiti di ispirazione cattolica in parte comunque con principi democratici molto forti di governo del territorio e quant'altro. Quindi penso che noi dobbiamo guardare, noi spesso parliamo dei dirigenti dei partiti, ma qua è l'elettorato che dobbiamo mettere insieme, cioè sono il consenso dei cittadini da mettere insieme, e se molti cittadini non vanno a votare, per me è una preoccupazione per un sistema paese e per un sistema locale come quello della regione siciliana, perché ve lo ribadisco, non esiste governo senza consenso. CS, una quota di governo equivalente a una quota di consenso, e più riforme grosse devi fare, più consenso devi avere. E con questo non si va a fare populismo, andare a cercare di fare le cose facili, perché noi facciamo populismo spesso per le minoranze in Sicilia. Se noi facessimo una legge, ora stiamo tentando di portare avanti una norma sul reddito di cittadinanza, che io chiamerei reddito di lavoro, come in qualunque welfare dei paesi anglosassoni e europei, una norma del genere è una norma di maggioranza, quindi di grande consenso popolare. Noi spesso invece facciamo solo le norme per alcune piccole nicchie e categorie, perché quelli sono il blocco sociale che certamente porterà i voti a un sistema dei partiti. La forte crescita di Grillo è stata derivante esattamente da questo, dagli esclusi del sistema. Dobbiamo essere inclusivi e non esclusivi. Allora, riepilogando, Giovanni, così chiudiamo la puntata. L'UDC non si sta occupando di rinfrastrutturare il proprio partito, dato che tu ti occupi di infrastrutture, ma sta cercando... Spero di non avere questa delega, già ho troppo lavoro. No, saresti l'esperto giusto, nel posto giusto, voglio dire, ma siete anche alla ricerca di talenti e di giovani, come dire, che hanno voglia di trattare la politica nel senso proprio puro della politica. Io ricevo un sacco di ragazzi, la cosa... Che hanno voglia di fare politica, noi Giovanni? Sembra che siamo un partito vecchio, in effetti abbiamo un partito di grande tradizione. Poi ricevo un sacco di ragazzi, giovani amministratori locali, ventenni, trentenni, che hanno... Con capacità, che sono diventati sindaci dei loro paesi, che sono dirigenti di movimenti di comunità intermedie, che sono dirigenti di associazioni, che sono forti nel associazionismo, che hanno voglia di impegnarsi in politica. Quindi dico, non c'è la crisi dell'impegno, c'è la paura del sistema dei partiti di far entrare gente nuova. Spesso i partiti hanno paura. Ma può essere che anche i vecchi, quelli che hanno sempre gestito il potere, non vogliono, come dire, leve nuove, perché hanno paura di perdere quel potere che hanno. È meglio avere una percentuale piccola di una grande cosa piuttosto che avere il 100% di zero. Il 100% di zero fa sempre zero. Grazie Giovanni Pizzo per essere stato con noi tutto questo pomeriggio. Ti auguro di mettere su questo ponte prima possibile, anche perché altrimenti il ponte lo paghi tu. Sì, dal punto di vista morale, mi sa tanto che poi i siciliani ti ricorderanno allora, per quello che allora, non hai riuscito a fare il ponte. Allora, io il ponte, ovviamente il commissario è nazionale, l'ANAS è nazionale, però l'impegno morale ce l'ho io, mi rendo perfettamente conto. E sto facendo un lavoro molto sottotraccia per non fare esclusivamente protagonismo. Io ogni tanto scalcio, ogni tanto vedete in televisione che le sparo forte, come è stato sullo scorciavacchie, da cui poi sono successi gli episodi sull'ANAS. Ricordiamo che all'ANAS ci sono 30 avvisi di garanzia dopo lo scorciavacchie. Quindi ho scalciato parecchio perché non mi andava come funzionava il sistema del general contractor. Non si capisce chi erano i collaudatori, i progettisti, chi controllava chi. C'era molta opacità, da cui poi... La dipartita, chiamano la tale, di Ercole Incalza, ministro delle infrastrutture. Allora, dico, io ogni tanto scalcio, perché ritengo ogni tanto bisogna affermare con forza alcuni principi di etica, non tanto di legalità, di etica pubblica, e questo lo devono fare tutti i cittadini e lo lavoro tutti i giorni, quindi non ritengo che sia, quello è una mia precondizione, non credo che quello sia il mio lavoro. Il mio lavoro è cercare di portare
pezzi di avanzamento, SAL, stati avanzamento lavori. Oggi abbiamo fatto il SAL della conferenza dei servizi, che non era un passaggio così semplice per come siamo abituati nella situazione burocratica dell'isola. Devo dire che ce l'abbiamo fatta bene, c'è stata una grande leale collaborazione fra enti locali, fra Stato, Regione, enti locali, Ente Parco e le Madonie, che ringrazio perché la maggior parte dei pareri l'ha dato l'Ente Parco e le Madonie, che per fortuna riunificava tutta una serie di competenze amministrative, per cui abbiamo diminuito i soggetti del tavolo della conferenza dei servizi, perché ovvio, più ci sono soggetti, una variabile impazzita può scappare sempre. Invece è stato fatto questo lavoro, è stato uno stato avanzamento importante che cercherà di accelerare il proseguo dell'opera. Bene, chiudiamo con Giovanni Avanti. Allora, il Ponte Pizzo molto probabilmente sarà sviluppato come da cronoprogramma, così come ci ha raccontato l'assessore Pizzo. Naturalmente poi ci sarà l'altro stato avanzamento di lavoro, ce ne sarà sicuramente un terzo, per poi arrivare alla finale, che è questa rendicontazione, poi ci sarà il collaudo, poi finalmente noi siciliani potremo goderci questo ponte che ci rimetterà sulla giusta questo bypass che ci rimetterà sulla giusta strada per poter vedere meglio i nostri amici catanesi e tutto quello che ci sta per arrivare prima di Catania. Grazie a Giovanni Pizzo. Grazie a te, Francesco. Alla prossima, vai con la sigla.